A volto travisato lo hanno minacciato con un coltello, intimandogli di dargli i soldi, quando era appena uscito dalla pizzeria Pizza dei Signori, in pieno centro storico a Vicenza, per cui lavora come chef. Erano le 11 di giovedì sera in Stradella degli Stalli, quando i malviventi sono corsi via con le banconote che aveva nel portafoglio. Al vaglio della questura le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l'accaduto e identificare i responsabili. Intanto l'episodio ha scosso residenti e commercianti del centro storico che non si sentono sicuri, specie quando a fine serata chiudono il loro esercizio. Diventa preoccupante non solo per il cliente ma anche per noi, cioè la sera quando usciamo uno vuole uscire sereno, tranquillo, no? Guardandosi le spalle. Certo che dalle 6 in poi che comincia a essere scuro resti più sull'attenti, diciamo, si fa più attenzione, però non si può vivere così, non si può lavorare così con la tensione che può entrare qualcuno e farti del male. Ho paura anch'io quando esco dal negozio alle 7:30 per andare nel Park Fogazzaro. Soprattutto consiglio di non fare via Stalli perché è la più pericolosa della città a quell'ora lì, e cercare comunque di farlo assieme ad altre persone. Ormai succede talmente tanto spesso che dobbiamo imparare a tutelarci anche noi, oltre a tutte le forze dell'ordine che fanno ovviamente il loro dovere. Tra loro anche chi pochi mesi fa era stato a sua volta vittima di una rapina, picchiato e derubato da due uomini che si erano introdotti nella sua pasticceria di Piazzetta Palladio. Ci sono notizie di aggressioni, ci sono continue notizie di vetri delle auto sfondate in pieno centro, per cui zone soggette a telecamere, per cui sono personaggi che non hanno paura di niente, di farsi riconoscere, evidentemente godono anche dell'impunibilità e le aggressioni continuano, piccole o grandi che siano, bisogna sempre stare attenti. C'è un mondo di gente che si muove di notte tra camerieri, titolari che finiscono il turno, finiscono e chiudono il loro locale serale a ore tardi e qualcuno che arriva prima come me. E bisogna veramente camminare con le orecchie sempre tese, ascoltare i rumori, sentirsi, guardarsi sempre alle spalle, che non arrivi qualcuno.